Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 16 settembre, mi sembra. Oggi vi dico subito che la rassegna stampa la faccio su quelli che i giornali possono considerare i fattori di dettaglio. I temi centrali saranno la bomba di Londra, che in realtà non è scoppiata e non ha ucciso persone, ma ne ha ferite 29, il caso Consip, ne parleremo brevemente, ma alla fine le cose che mi interessano di più oggi sono quelle che possono essere definite, diciamo, di cultura, di dettaglio. Beh, la storia più incredibile che io oggi leggo sui giornali, l'ho letta per la verità anche ieri, è la storia di Giuseppina Gersi. È una di quelle storie della resistenza italiana che fa schifo, schifo, che dimostra come Pansa e anche Luca Telese, ma tanti altri storici, meno storici, giornalisti e tante persone nel DNA del nostro paese si ricorda come gran parte di quei crimini non sono stati mai puniti. Non sono stati puniti perché con l'idea che una ragazzina di 13 anni potesse essere fascista, era forse figlia di fascisti, ma il suo unico, la sua unica colpa, oltre a quella di avere 13 anni, era quella di aver scritto un tema che era stato elogiato in persona dal Duce con una lettera che le era arrivata. Questa ragazzina è stata rapata, violentata, menata. I partigiani, le tre bestie, quelle merde che l'hanno presa davanti ai genitori, violentata, rapata, hanno detto: ci giocavamo a pallone, ci giocavamo, calciavano e le davano dei calci come se fosse un pallone. Queste tre bestie sono l'orrore non degli stranieri, ma di quello che qualche volta è stato il sopruso dei vincitori sui vinti, posto che una bambina di 13 anni potesse essere definita un vinto. Bene, dopo anni il paese cerca di emendare a questo tremendo supplizio, questa tremenda agonia. Tra l'altro, chi lo chiede è uno consigliere di centrodestra, il cui padre ha combattuto contro i nazisti. Beh, insomma, l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, che si è dimostrata per quello che è indecente. Indecente perché si è occupata della vicenda dicendo che non si poteva fare un monumento, un ricordo a questa ragazza perché in realtà era una fascista. Insomma, si può uccidere un fascista. Poi, se negli anni 70 e negli anni 80 brigatisti rossi hanno ucciso i fascisti o i presunti tali, sappiamo chi sono le persone, da quale cultura arrivano. Non facciamo finta di nulla, facciamo finta di essere, sei in un mondo perfetto. No. Quella è la cultura di questi ottantenni cretini che non vogliono dare a questa poveraccia a 13 anni massacrata, stuprata, violentata, umiliata e penso ai loro genitori che cosa hanno dovuto subire. Bene, questi delinquenti dell'AMPI hanno negato una verità storica, non soltanto un monumento a una donna uccisa nella sua tenera età. Bene, in tutto questo contesto io sono indignato per questa cosa perché mi dà il senso di un odio che è vergognoso, per cui l'AMPI per me è questa parte dell'AMPI che si è rifiutata di commemorare questa ragazza, è una cosa di cui non voglio neanche parlare. Gnocchi oggi sul giornale fa un bellissimo pezzo ricordando come il venerdì di Repubblica abbia celebrato un altro massacratore, che non è italiano, forse per quello siamo meno attenti a lui, ma è nelle camerette di tutti i bambini, forse i figli di quelli dell'AMPI ce l'hanno tutti, il Che Guevara, il Che. Dio c'è, scrive il Venerdì di Repubblica, è legittimo farlo per quanto mi riguarda, io combatterò con tutte le mie forze perché un giornale italiano possa dire il Dio c'è, non puoi dire il Dio Mussolini ovviamente in Italia, non puoi neanche dopo la legge Fiano, se verrà approvata al Senato, avere un busto di Mussolini magari per tirarci le freccette, non puoi fare nulla, però si può dire il Dio c'è. E Gnocchi ci ricorda con un bellissimo libro di Alvaro Vargas Llosa come le esecuzioni, le brutalità del Che Guevara fossero simili a quelle forse dei partigiani durante la guerra civile del 1945. Terza questione, diciamo di dettaglio, che mi fa indignare, ma non perché sono un moralista, a me non me ne frega niente. Io penso, per esempio, sui vitalizi la penso diversamente dal 99% di quelli che mi ascoltano. Per me i politici devono essere pagati e le pensioni le devono avere, certo, come noi, non più di noi, ma insomma la penso così. Però la storia di De Luca, che peraltro mi sta anche simpatico a Napoli, è un'altra di quelle cose
cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Perché De Luca che cosa fa? Vive in una stradina di Napoli, di Salerno, e ieri con la sua scorta, con la sua macchina e con l'autista, che per me deve avere, perché il presidente di una regione deve avere, non combatto contro quello, cosa fa? Va questa macchina contromano e cade un motorino e si fa male. La ragazza in motorino dice: andavo piano, poveraccia, si scusa, in un sud abitato alle Borboni e quindi a De Luca, si scusa. Beh, noi che siamo i morti che camminano per De Luca e per Grillo, che sono sullo stesso, pur odiandosi, sono sulla stessa linea d'onda quando si parla di giornalisti, io dico: vi sembra normale che una macchina di servizio, senza nessuna fretta se non per mangiare i maccheroncelli o la frittata che piace tanto, o la frittura di pesce che piace tanto a De Luca, vada contromano e faccia cadere un bambino? Sapete qual è la realtà di questa storia? Come leggo oggi sul pezzo del Corriere della Sera di Marco, di un pezzo del Corriere della Sera, insomma, dell'ex direttore del Corriere del Mezzogiorno, di cui mi fido molto, è che ha ragione De Luca, perché lì quella strada è a senso vietato, ma tranne per le forze di polizia. Chi sono le forze di polizia? La scorta, che non è la scorta, quello che guida la macchina di De Luca. Cioè De Luca si è fatto fare il senso unico per tutti tranne che per se stesso. Sapete perché? Perché risparmia 5 minuti, e quindi questo vuol dire che quella strada è pericolosissima, perché tutti sanno che è un senso unico, tranne che una macchina, quella di De Luca. Questo come si chiama in un paese normale? Cioè, come cazzo si chiama una cosa così in un paese normale, che il presidente della regione si fa fare nella sua strada di casa il senso unico, e per tutti tranne che per se stesso? Io voglio che loro abbiano le macchine, perché se le macchine di servizio per un presidente della regione servono, voglio che siano pagati, voglio che abbiano anche le pensioni. Ma l'idea di dare un calcio nel sedere al buon senso dei cittadini inventandosi un senso unico quando non c'è, beh, mi fa veramente venire il volta stomaco. Caro De Luca, che fai? No? Fuori! Fuori! Quando dici fuori agli immigrati, fuori un presidente della regione che fa quello che ha fatto ieri a una persona in motorino, perché è il senso dell'arroganza questo, molto più della macchina blu. Amazon il senso dell'arroganza ce l'ha all'ennesima potenza, noi ci preoccupiamo di De Luca. Fuori! Fuori De Luca! Fuori, fuori, e non pensiamo che ci sono grandi corporation, che il senso dell'arroganza, oggi lo leggo sul Corriere della Sera, in realtà non, se voi lo leggete bene il pezzo dà un po' ragione ad Amazon, ma io vorrei trarre una conclusione diversa. Cosa fa Amazon? È uscito il 12 settembre il libro, immaginate voi che grande libro sarà quello di Hillary Clinton, e fanno fuori tutte le recensioni negative e con una stella al voto di Hillary Clinton, perché Amazon ha un po' di preoccupazioni. Ma è capitato anche a me, le recensioni di Amazon sono un po' complicate, anche se ho letto il libro, loro certe recensioni non le accettano, ma su Hillary Clinton sono molto preoccupati, perché ci potrebbero esserci dei troll, lo capisco, delle persone che scrivono senza aver letto il libro, che il libro gli fa schifo solo per motivi politici. Ma voi vi rendete conto in che mani ci siamo messi? L'algoritmo, la censura, l'intervento. Quando qualcuno chiede che Facebook venga regolata, ricordatevi che ci sono già tante cose regolate da queste felpette, e non è detto che ci piace come vengono regolate. Bene, cancella 900 recensioni Amazon contrarie a Hillary Clinton. È questo che vogliamo? Io direi di no. Bello il pezzo di Ricolfi, che ha iniziato a lavorare oggi per il Messaggero, non oggi, da una settimana sul Messaggero, fa un discorso molto, ma molto intelligente e anche critico nei confronti di Saviano, se è andato a leggere bene, sul fatto che queste donne che vengono violentate, per esempio la finlandese, sono questo, il fatto di poter dire in un paese normale che sono state imprudenti non vuol dire giustificare il violentatore, anzi il violentatore marcisca in galera, ma comunque vuol dire assumere le responsabilità del proprio comportamento. E Ricolfi lo mette anche per quei ragazzini che fanno sexting e poi si ammazzano dopo aver fatto sexting. E Saviano dice: beh, ma c'è la libertà di poter dare come si dice, corpo alle proprie pulsioni. No, dice Ricolfi, bisogna essere responsabili, se no si è, non si è consapevoli della propria, del rischio e dei rischi che uno può correre. Questo non toglie che chi poi dopo mi stupra, mi violenta, utilizza le mie foto, debba andare in galera e debba marcire in galera, ma attenzione al senso di responsabilità. Io trovo il pezzo di Ricolfi oggi favoloso, anche se difficile. Gramellini ci racconta una storia stupenda, cioè di quel cazzone della che hanno, se è vera, io non l'ho letta da nessun altro giornale, cioè un controllore a Roma, sì, ce n'è uno, pensate un po' voi a chi fa la multa, una filippina che stava sul tram, aveva l'abbonamento ma non aveva la ricevuta per l'acquisto dell'abbonamento, o meglio ce l'aveva in foto ma non ce l'aveva
aveva in originale. Pare che ci voglia anche l'originale della ricevuta dell'abbonamento per dimostrare il proprio titolo di viaggio. In una Roma in cui non paga nessuno, metropolitana, saltano i tornelli, con la Filippina se la prende il controllore. Grande eroe! E questo è quello che dice Gramellini, io condivido al 100%. Sulla bomba di Londra, e poi andiamo sulle concludere velocemente. La cosa, vi cito soltanto, no, ci sono 29 feriti, è un brutto segnale, chi se la, il Daily News, il giornale popolare inglese, sapete con chi se la prende? Anche lui forse un po' si esagera, con i giganti del web, perché dice i giganti del web con il sangue sulle mani, questo è il titolo del Daily News inglese, londinese, perché dice che queste bombe si fanno grazie a dei tutorial che si vedono su internet e su Google. Non sarà colpa di Google se ci sono i tutorial, penso, ma comunque questa è la posizione nei confronti dei Big Five da parte del Daily News. Infine il caso Consip, io soltanto una cosa dico sul caso Consip. Beh, lì la partita è molto semplice, Renzi dice il complotto anche se lo fa dire ai suoi e non a se stesso, e invece il Fatto e Belpietro dicono si inventano colpe per insabbiare la Consip. Quello che avviene è che il capitano ultimo, cioè quelli del NOE, avrebbero detto delle cose a un PM a Modena in cui hanno un'inchiesta che è la CP, un'altra inchiesta avevano con loro, e questa PM di Modena avrebbe detto dopo 30 mesi, come dice oggi ironicamente Travaglio, avrebbe detto guardate che questi sono degli esaltati, ultimo e Scarfato. A me viene soltanto da dire una cosa, che loro siano degli esaltati, l'ho provato sulla mia pelle, pensano che ci sia Totò Riina dietro a chiunque, ma nel caso di Renzi l'hanno fatta ancora più grossa perché hanno cambiato alcune intercettazioni. Non sto difendendo Renzi, ma penso semplicemente che Renzi si è accorto solo ora sulla sua pelle cosa vuol dire avere magistrati che ti mirano e ti puntano, come una certa parte politica avuta per 20 anni, e come certi, per esempio il sottoscritto, ma non solo, certi imprenditori e certi signori nessuno hanno. Benvenuto non nel complotto, caro Renzi, ma in una magistratura che bisognerebbe riformare. Chiaro? Buon fine settimana, ci risentiamo domani.